Ok, rieccoci ragazzi, oggi siamo su Guns Up. Cos'è Guns Up? Vi starete chiedendo, vi starate, starete chiedendo. Semplicemente è un giochino a telefono fatto per PC, sostanzialmente. È però carino, anche graficamente è simpatico da vedere. E niente, sostanzialmente noi vedete abbiamo una base qui dove possiamo, diciamo, aumentare il livello delle varie costruzioni, dei bunker, delle mura. E dopo decidiamo noi come mettere le varie cose, sostanzialmente. E sì, come tipo, che ne so, Boom Beach magari, oppure Clash of Clans, poi si attacca altra gente sostanzialmente. Anzi, se ci giocate siete da soli, volendo si fa un clan a cazzeggio insieme, sostanzialmente, giusto per. Ma sì, non è una priorità assolutamente. Però pensavo di mostrarvelo oggi, nel caso non conosciate, magari. Si dice che sia un po' troppo pay to win. In un certo senso potrebbe, visto che ci mettete un po' a sbloccare i vari soldati, eccetera. Però fino adesso, onestamente, non è che mi abbia pesato molto la cosa. Anzi, mi manca pochissimo per avere 60.000 munizioni, che sono, diciamo, la valuta ufficiale del gioco, per sbloccare l'ingegnere, se non erro. Vediamo, andiamo nella caserma. Lui, sì, l'ingegnere è che ripara le costruzioni quando vengono danneggiate. Penso potrebbe essere utile alla mia causa. Poi lanciafiamme e poi range, eccoci, tipo costi improponibili, costicchierà un bel po' sostanzialmente. Però dai, vi mostro una o due battaglie giusto per il lulz. Andiamo, una non troppo impegnativa. Sì, dai, una non troppo impegnativa. Ecco, qua si scelgono le unità che volete portarvi, con i vari perk. Più salgo di livello unità, più potete dargli perk sostanzialmente. Non sono altro delle, diciamo, miglioramenti, tipo più vita, più attacco, più precisione, eccetera. Come potete vedere, posso portare 5 vita soltanto quando aggiungo il livello 19, sono a 13. E poi ci sono delle carte, sono praticamente delle abilità, sia passive oppure, diciamo, proprio attive, nel senso come attacchi, tipo bombardamenti, cose del genere, che potete portarvi in battaglia per aiutarvi, appunto, a vincere, si presuppone, no? Questa è carina, però me la vorrei tenere. Ecco, quando avete tre carte dello stesso tipo potete unirle per fare la stessa carta però di livello maggiore sostanzialmente. Quindi ci portiamo questa. E poi io direi gas lacrimogeno, che è sempre utile per rompere i marroni sia i bunker che le unità nemiche. Vi mostrerò come. Eccoci alla battaglia, ok, vedete, abbiamo il track, poi le varie unità che ci siamo portate, decidiamo noi quale utilizzare, qua in basso a sinistra ci sono le munizioni totali, che servono appunto per comprarle le unità, no? E qui le abilità che abbiamo a disposizione, alcune casuali, altre invece sono magari portate grazie alle carte, no? Le abbiamo grazie alle carte in gioco. Questa qua è la decoy, la missile. Oh mio Dio, quanti sono? Gli omini azzurri. Potrei fai una strage tipo lì? Sì. Boom. Mamma mia. Ultra kill, direi di sì. Proprio ultra questa kill. Forza. Non potete, con rally, con la rally flag potete, diciamo, indicare alla gente dove andare ad unirsi. Però non è che sia proprio un modo per comandare le truppe, come vai qui, vai là. No, quello non esiste. Quella è la torre col cecchino. Forza con quel mortaio, forza. Che fa male del devasto. Vediamo un po'. Ok, dovremmo avere una base solida come truppe qui. Altri stanno arrivando. Qua c'è il bunker che mi blocca. Oddio, quanti sono. Però col tizio con lanciagranate stiamo facendo un po' di strage, quello poco mi assicuro. Facciamo una rally flag così. Blocchiamo sta gente che mi ha rotto un po' i maroni. Oh, perfetto, così blocchiamo anche il bunker. Forza, veloci prima che il bunker rompa le palle. Eccolo là. Mettiamo la decoy così sparano la decoy. Veloci. Abbiamo anche il medico che ci supporta adesso, quindi perfetto. Chiamiamo qualche altra unità con l'SMG. Vorrei far fuori quella. La baracca pure è un buon obiettivo. Però questa qua mi blocca, quindi vorrei fare anche un bombardamento. In realtà non è neanche necessario, perché tanto praticamente la vinceremo questa partita, questa battaglia. Sì, sicuro. Oh là, molto bene. Hanno anche un obice interessante. Chiamiamo un bombardamento giusto per sport e delle truppe di supporto, perché non si sa mai. Vedete che su Steam scrive anche nei momenti sempre meno opportuni.
Le unità che aiutare sono diventate delle veterane. Molto bene. Oh, stiamo a scherzare? Qua pretendevo la vittoria subito con questa ondata di truppe nostre, invece no. Bisogna sfondarli, fai capire che comanda. Forza. Oh là, molto bene. Dai, su, concentriamo il fuoco. Bene. Ottimo. Vittoriosi. Ne facciamo un'altra. Ok, abbiamo squadre veterane. Ma lì c'è sta qualcuno di più interessante che voglio prendermi. Vediamo. Ecco, vedete, ogni volta che vincete la partita vi dà un tot di munizioni, vari premi, le carte, perché le carte sono d'uso limitato. Quindi sì, continuiamo. Ok, per pochissimo non riusciamo a sbloccare l'ingegnere. Mannaggia lui, mannaggia. Andiamo a fare un'altra battaglia così lo sblocchiamo subito. Ne facciamo magari una easy, dai. Facciamo una easy sto giro così lo sblocchiamo sicuro senza rischiare nulla. Ma una easy, portiamoci una bombardata qui e una bomba incendiaria. Ok, Raio Boss contro Karoginas. Karoginas, quel che sia. Via, subito tutti, fuori. Alla guerra. Ok, come prima andata dovrebbe andare bene. Mi tengo poi munizioni in caso serva un altro medico, un altro lanciagranate. Ah, se il nemico distrugge il vostro camion qui, che è fattibile, fidatevi, voi perdete l'assalto. Quindi dovete anche dosare bene tutto ciò che avete a disposizione. Carini questi marroni e verdi. Ma non troppo carini da lasciarli vivere. Via, bam. È uno contro uno, chi vincerà? Nessuno, perché non è più uno contro uno. Abbiamo un lanciafiamme. Infame. Ora bruciamo subito, via. Di solito lanciafiamme. Ah, non muore nelle fiamme forse. No, infatti non muore. Non muore. Chiamiamo una bombardata subito. Beh, l'ha offelato con le fiamme, ma non importa. Ops, fuoco amico. Sorry. Chiamiamo tutta l'armata. Bam, bombe perfette. Mega kill, eh sì, si è vista. Questa era proprio facile. Che sono chiaramente, avete notato che ci sono vari livelli di difficoltà negli attacchi. C'è quella proprio facile e poi le altre a scalare sono più difficili i nemici che andate a incontrare. Stanno a 4000 anche carte. Abbiamo recuperato la firebomb. Bel premi qua. Siamo saliti di livello? No, però ho 5000 munizioni in più. Forse c'è una carta che tipo per un tot di battaglie mi dà 5000 munizioni ogni volta, una cosa del genere. E ora sì, sblocchiamo proprio lui, l'ingegnere. Qua sono tutti omini senza viso, cioè non so come facciano a sparare a vedere. Però se andiamo a sbloccare l'ingegnere così facciamo anche vedere come si fa. Sì, è facile, andate qui. O spendete l'oro, che è praticamente una valuta, diciamo premium, ecco. Lo guadagnate o comprando solo i veri, penso, oppure facendo varie missioni, eccetera. Ci sono anche delle missioni giornaliere. Se no noi usiamo semplicemente munizioni, lo sblocchiamo. Gli ingegneri ripareranno continuamente tutte le strutture amiche vicine e il camion che trasporta le truppe sostanzialmente. Quindi a me infatti non interessa tanto, in realtà non mi interesserebbe tanto degli assalti quanto mi interesserebbe più in difesa. Che potrebbe essere un bel paletto per i nemici averlo in difesa. Ma c'è la possibilità di metterlo? Non lo so. Comunque il giochino è questo. È simpatico, certo. Oddio, c'è gente a cui piace questo tipo di gioco, piace talmente tanto che ci giocano costantemente ore e ore e ore al giorno. Io ci faccio un'oretta, anche due. Dipende da come sto durante la giornata, diciamo. È simpatico. Semplice, carino a vedersi. È su Steam gratuito, fateci un pensiero se vi piace questo genere di gioco e alla prossima, ciao!